Salve community, rieccoci in questo clima natalizio a parlare di altri due episodi della serie di The Witcher. Sapete, è difficile parlare di qualcosa che ti sta piacendo mantenendo un atteggiamento misurato e ricordarti di tutto quello che vorresti dire al riguardo. Sì, perché questa serie migliora sempre di più e dopo aver visto altri due episodi devo dire che alimenta ancora di più la mia curiosità. Il fatto che sia costituita da questa solidità credo che ti renda più partecipe. Finora gli attori ci credono tutti. Il prodotto presenta qualità anche nei minimi dettagli. E quindi, che cosa è successo nel terzo e nel quarto episodio? Andiamo per ordine. Cos'è successo a Geralt? Troviamo il nostro Witcher alle prese con una strige, esattamente come viene raccontato nel racconto Lo Strigo. La storia è fedelissima e il metodo investigativo di Geralt Holmes, unito al suo atteggiamento durante gli interrogatori, ricorda molto i videogiochi. Cosa chiedere di più? La strige è stata realizzata con tecnica mista tra CGI e effetti pratici e questa l'ha resa ancora più spaventosa. Il combattimento nella cripta appassiona e a tratti la regia raccoglie le fila di una produzione horror, cosa che in The Witcher, in base ai mostri che ci vengono presentati, non guasta affatto. Re Foltest si presenta cinico ma sensibile, dà un'idea degli intrighi che i re combinano durante i loro regni, alcuni anche eticamente discutibili. Abbiamo un'attrice Marigold fedele alla sua caratterizzazione cartacea, ma per quanto riguarda l'attrice per adesso è un gigantesco no. Ma se non altro dimostra un'età più avanzata rispetto a quella di Yennefer, e questo è già un punto in più. Lo spiegherò dopo il perché di questa mia affermazione. Passando al quarto episodio, direi che narra gli eventi del racconto una questione di prezzo. Posso dire che è stato eseguito magistralmente. Esattamente come me lo immaginavo, eppure il trucco di Istrice è convincente. La regina Calante è perfetta e dà l'idea della sovrana risoluta che era, al pari degli altri reggenti maschi. Vediamo anche un sacco di top e un Kraken Crate giovani. Un ranuncolo che ormai, come nei libri, è uno dei miei preferiti. Vediamo la principessa Pavetta che assomiglia incredibilmente all'attrice che interpreta Ciri. E spero che questo venga evidenziato ad un certo punto nella serie, perché è un dettaglio importante in un certo racconto. L'episodio, per come si svolge, lascia soddisfatti e Cavill domina sempre la scena. Finora, dei tre percorsi narrativi, rimane quello più dinamico e interessante. E cosa è successo a Ciri? Ciri entra nella foresta di Brokilon nel quarto episodio. Nel terzo si vede solo alla fine che si sta accingendo ad entrare nel bosco. Non c'è molto da dire. La ragazzina si presenta ormai col nome di Fiona. Credo che da qui poi seguiranno i racconti della raccolta alla spada del destino. Inutile dire che cosa succederà, ma voglio vedere esattamente come realizzeranno man mano le storie. Abbiamo già il primo incubo della bambina con il suo inseguitore, il cavaliere dall'elmo alato. È un incubo che la perseguiterà per parecchio tempo. Il suo percorso incuriosisce, ma non al pari di quello di Geralt, solo che comunque non annoia perché lo spettatore è incuriosito dal sapere che giro farà il destino per fargli trovare lo strigo. Cosa succede a Yennefer? Facendola in breve, Yennefer decide di fare il passo delle altre maghe e quindi rinascere con un nuovo aspetto, arrivando alla consapevolezza che nella vita conti solo il potere e che non bisogna stare sotto a nessuno. Ovviamente questa caratterizzazione sfaccettata non dovrebbe essere quella finale della maga, ma è più un'evoluzione. Un'evoluzione che, diciamo, la fa uscire dalla scorza del suo vecchio io psicofisico. E niente, Anya Chalotra come Yennefer non mi convince affatto. Non riesco proprio a farmela piacere e il suo percorso, comunque, rispetto agli altri due, è quello che mostra il fianco. Sì, abbiamo la possibilità di vedere il capitolo. Un accenno al modo di operare dei maghi che tramano e calcolano alle spalle dei re. La storia delle sue origini rallenta un pochettino la narrazione, ma credo che la maga raggiungerà più o meno un equilibrio quando riuscirà ad incontrare lo strigo. Non che adesso faccia schifo, perché man mano che passano gli anni la maga, diciamo che sviluppa una propria consapevolezza adesso che è fuori nel mondo. Comunque sta avendo un'evoluzione. Forse avrebbe fatto più piacere vederla imparare la magia, cosa che effettivamente non c'è, e si è dato troppo spazio a Istrid, che personalmente è un personaggio troppo scialbo e le sue scene comunque non portano a niente di concreto. Infatti non è un caso che Istrid venga citato solo nel racconto Una scheggia di ghiaccio. La storia di Yennefer è più un filler di citazioni che vengono direttamente dal racconto L'ultimo desiderio. Siccome anche Yennefer è destinata a legarsi a Ciri, diciamo che tutto questo racconto di origini troverà un senso più in là. Quali sono le considerazioni nell'insieme? Il terzo e il quarto episodio sono migliori dei primi due. Non annoiano, appassionano e gettano ancora più curiosità. E non è poco. Come pensavo, gli eventi sono cronologicamente sfasati, ma sono stati bravi comunque a far vedere Geralt che combatteva contro la Strige, la figlia di Re Foltest, mentre Yennefer guardava un Foltest ancora bambino. È un tocco che non dispiace, soprattutto per non far confondere uno spettatore che magari non ha dimestichezza con il materiale letterario. Molti appassionati vengono dai videogiochi o magari solo da The Witcher 3, quindi non sanno che la serie prende spunto direttamente dai romanzi e che i videogiochi siano ambientati 5 anni dopo l'ultimo romanzo, che è La Signora del Lago.
Tornando alla serie, ognuno sta seguendo il suo percorso balzando dal Guardiano degli Innocenti alla Spada del Destino e fino ad arrivare quindi al primo romanzo che è Il Sangue degli Elfi, che credo ormai si arrivi a fine stagione. E per adesso mi sento galvanizzato, soprattutto per quello che deve ancora succedere e alla bravura con cui stanno raccontando le storie. Siamo solo a metà stagione e già la promuovo a pieni voti. Chissà se la seconda metà manterrà questo standard qualitativo. Restate sintonizzati, io ho parlato abbastanza. Vi lascio al solito un sondaggio e se avete qualcosa da dire, qui sotto ci sono i commenti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la notifica e di seguirmi sui social. Vi auguro buone feste e vi rimando al prossimo video. Qui Filippo F.